durante l'emergenza, in particolar modo durante tutti gli eventi che decidiamo di seguire in diretta con la parte televisiva, cerchiamo di offrire la maggior parte degli aggiornamenti possibili anche sul web, questo ovviamente attraverso lo streaming di ciò che va in onda in televisione, nella sezione dedicata sul sito, e poi aggiornamenti continui dal punto di vista testuale con la notizia che cambia continuamente, eventualmente altre notizie di appoggio che vengono inserite anche in modo da essere visualizzate in tempo reale come aggiornamenti da chi dispone dell'app o da essere condivise sui social, e poi ovviamente continua aggiunta di foto, video e altro materiale. Questo soprattutto durante le emergenze che, tra l'altro, ci portano, per quanto riguarda il web, un traffico straordinario, non comune rispetto alla normale gestione quotidiana delle notizie. Un po' tutti in redazione si occupano della creazione di contenuti e di notizie, ci sono poi persone che nell'arco della giornata più spesso organizzano quella che è la gestione complessiva, quindi ad esempio l'aggiornamento dell'home page piuttosto che l'attenzione a tutto ciò che arriva per email e il monitoraggio delle agenzie, però essendo comunque una redazione cross mediale, di solito chi fa contenuti per la televisione poi produce anche articoli, video e altro materiale per il sito. Attualmente non c'è una persona dedicata ai social nella redazione, di solito ci sono una o due persone che nell'arco della giornata si occupano di condividere manualmente le notizie. Su Twitter abbiamo un plugin automatico che lancia direttamente i titoli. Soprattutto c'è una grossa interazione tra i social network e le trasmissioni televisive, le opinioni, i commenti degli utenti vengono poi utilizzati durante le varie trasmissioni come parte integrante. In futuro potrebbe succedere che una persona preposta, come avviene in altre realtà, gestisca solamente i social network, sarebbe sicuramente più funzionale, ma al momento riusciamo a farlo comunque molto bene, abbiamo anche degli ottimi risultati numerici. L'aggiornamento è costante e quotidiano, è chiaro che nei momenti di minore flusso delle notizie ovviamente diminuisce anche il flusso delle notizie inserite sul sito, però anche diciamo nelle feste comandate, nei momenti in cui non succede praticamente nulla a livello di argomenti di grande interesse, ci sono sempre contenuti nuovi e aggiornati sul sito, questo per garantire una continuità. Durante l'arco della giornata la maggior parte delle ore, circa 18 ore, vengono coperte con aggiornamenti, siamo sempre pronti a intervenire ovviamente anche in orari notturni nel caso la situazione lo richiedesse.